Buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo questo webinar sul tema delle elezioni in Venezuela. Stiamo aggiungendo al palco Lorenzo Poli, che è qua con noi. Si tratterà di una conversazione con Gianmarco Pisa, pacifista, giornalista di presenza e osservatore alle recenti elezioni presidenziali in Venezuela, cioè membro del gruppo di osservatori, che poi ci parlerà più in dettaglio. C'è anche Lorenzo Poli che si è occupato molto di Venezuela, sia recentemente che in altri momenti, giornalista di presenza. Io sono Olivier Turquet sono il coordinatore della redazione italiana di presenza e anch'io mi sono occupato, come spiegherò dopo, anche un po' del cosiddetto debugging, cioè ovvero sia capire quali sono le notizie vere e le notizie false che accadono che succedono normalmente nei media. Allora, perché abbiamo fatto questo? Abbiamo deciso insieme a Gianmarco di fare questo webinar. L'abbiamo deciso perché avevamo incaricato Gianmarco di fare dei servizi e di scrivere degli articoli mentre era in Venezuela, a Caracas, come ha fatto, e articoli che potete trovare ovviamente sul sito di Presenza. E man mano che questo processo elettorale andava avanti, che arrivavano i risultati, che arrivavano le proclamazioni, eccetera, c'è stato un fitto scambio di mail, particolarmente tra me e Gianmarco, legato alle notizie che arrivavano qua, a quello che si poteva dedurre, insomma. E poi da lì, anche in varie sedi, diciamo, virtuali, si sono sviluppate una serie di dibattiti, discussioni sulle elezioni in Venezuela e tuttora le notizie che arrivano sui grandi media sono notizie che vanno dal colpo di Stato alla protesta dell'opposizione, insomma ci sono varie questioni, ma quello che noi vorremmo fare stasera è di dare un quadro chiaro degli aspetti istituzionali e anche di alcuni aspetti giornalistici, ovviamente, delle elezioni in Venezuela, perché ci è parso che non fossero molto chiari, che fossero molto condizionati da elementi che non hanno niente a che vedere o hanno poco a che vedere con lo svolgimento regolare di comizi elettorali. E quindi io adesso darei la parola a Lorenzo, che giusto appunto ha scritto un articolo sul tema del sistema elettorale e che sicuramente può girare una domanda a Gianmarco su questo tema. Assolutamente, assolutamente. Grazie Olivier e buonasera agli ascoltatori. Io la prima domanda che vorrei fare proprio a Gianmarco è proprio il tema chiarezza sul sistema elettorale venezuelano. Noi sappiamo che dalla Quinta Repubblica, quindi dall'inizio dei governi chavisti, prima con Hugo Chavez e poi con Nicolás Maduro Moros, è stato introdotto il sistema elettorale venezuelano che ha la caratteristica di essere automatizzato e con riconteggio manuale, ovvero un sistema elettorale che pochissimi paesi, forse credo sia forse l'unico ad averlo al mondo, e che la stessa il centro Jim Carter, quindi quello presieduto dall'ex presidente degli Stati Uniti, Jim Carter, aveva definito nel 2012 uno dei sistemi elettorali più avanzati del mondo, proprio perché approva, cioè,
antibroglio, diciamo, antifrode, proprio per il suo particolare sistema sia automatizzato di voto e sia per la controprova, diciamo, manuale nel riconteggio delle schede a parte, che si tratta in realtà dei piccoli tagliandi che certificano il voto di ogni elettore. Ecco, ci puoi spiegare meglio la questione del sistema elettorale e del perché di fatto è uno dei pochi sistemi elettorali antifrode, al mondo? Allora, ci proviamo. Intanto grazie Lorenzo, grazie Olivier. E ovviamente un saluto a tutti e tutte quelle che ci stanno ascoltando, quelli che ci stanno vedendo. Quindi diciamo sono due, mi sembra di capire, sono un po' due questioni. L'impostazione del sistema elettorale e le caratteristiche del meccanismo elettorale, delle procedure tecnico-elettorale. Allora, intanto dal punto di vista istituzionale generale, che poi è un po' anche la traccia ricorrente di questa conversazione, di questo incontro, anche sulla base della introduzione che faceva poc'anzi Olivier, c'è da dire anzitutto che il sistema elettorale complessivo nella Repubblica Bolivariana del Venezuela è governato da tre norme. Ovviamente la Costituzione del 2000, quindi la Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, e due norme specifiche, due leggi specifiche, la legge organica del potere elettorale del 2002 e la legge organica dei processi elettorali del 2009. In base alla Costituzione, l'intero capo quarto della Costituzione dedicato ai diritti politici e al referendum popolare. La sezione prima di questo capo è dedicata al complesso dei diritti politici. Due articoli sono particolarmente significativi per quello che riguarda l'impostazione generale del sistema elettorale e vengono anche un po' incontro, sono già in qualche modo delle risposte ai quesiti, agli interrogativi, alle osservazioni legate appunto al processo elettorale. In base all'articolo 63 della Costituzione bolivariana, il suffragio è un diritto. Si esercita mediante votazioni libere, universali, dirette e segrete, e la legge garantisce il principio del suffragio libero e personale e la rappresentanza su base proporzionale. In base all'articolo 65, importante anche per la riflessione complessiva su quello che sta avvenendo in Venezuela, recita la Costituzione: non può essere scelto per nessun incarico derivante da elezione popolare colui il quale, o lei, la quale, sia stato condannato per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Né possono essere scelti coloro i quali danneggiano il patrimonio pubblico nei termini fissati dalla legge, a partire dall'esecuzione della condanna e secondo la gravità del reato ascritto. La legge organica del potere elettorale, invece, disciplina le funzioni del potere elettorale, l'articolazione del potere elettorale e la Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, come forse avremo in seguito modo di approfondire, prevede la divisione in cinque poteri ed uno di questi cinque poteri è appunto il potere elettorale. Il potere elettorale sovrintende a tutti i processi elettorali di ogni livello che avvengono nella Repubblica Bolivariana del Venezuela e come tutti i poteri costituzionali è un potere indipendente, autonomo, separato e distinto. I cinque poteri previsti dalla Costituzione bolivariana sono autonomi, indipendenti, separati e distinti. La legge organica sui processi elettorali disciplina invece le modalità di svolgimento dei processi elettorali in generale. Il potere elettorale di conseguenza è disciplinato, oltre che previsto dalla Costituzione. Il capo quinto della Costituzione bolivariana è interamente dedicato al potere elettorale ed in particolare due articoli di questo capo sono significativi appunto per la riflessione che andiamo a fare. In base all'articolo 292, ad esempio, viene prescritto che il potere elettorale è esercitato dal Consiglio Nazionale Elettorale come ente reggente.
e di conseguenza dagli organismi ad esso subordinati, la Giunta elettorale nazionale, la Commissione di registro civile ed elettorale, la Commissione di partecipazione politica e di finanziamento, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono stabiliti con specifica legge organica. Poco più avanti, in base all'articolo 297, viene specificato che la giurisdizione del contenzioso elettorale, anche questa è una fattispecie in corso, in Venezuela, come avremo modo di vedere, la giurisdizione del contenzioso elettorale è esercitata dalla sala elettorale, cioè per intenderci dalla corte elettorale, del Tribunale Supremo di Giustizia, che è la massima istanza giudiziaria nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, e subordinatamente gli altri tribunali indicati dalla legge. Cioè, per chiudere questa prima parte rapidamente della risposta, siamo in una situazione costituzionale e di stato di diritto completo. Quindi vi è una norma di rango costituzionale ed alcune, in particolare due norme, che peraltro sono leggi quadro, leggi organiche, cioè prevalenti rispetto alla legge ordinaria nel rango gerarchico della norma nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, che compongono, come dire, un quadro di diritto articolato, dettagliato e completo, che sovrintende in maniera costituzionale e legittima al funzionamento di tutti i processi elettorali e alla dinamica elettorale complessiva nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. Ovviamente tutto questo poi si traduce all'atto pratico nel meccanismo del voto, cioè praticamente nel come si vota, ed è la seconda parte appunto della risposta ed è in qualche modo il riferimento che avanzava prima Lorenzo. Il sistema di voto in uso nella Repubblica Bolivariana del Venezuela è un sistema, come si dice, a doppio controllo incrociato ed è un sistema elettorale a base digitale, cioè la base è il voto digitale. Cioè, per intenderci, perché è considerato antifrode, antibroglio e perché è considerato uno dei sistemi più trasparenti e più affidabili al mondo, se non, secondo alcuni analisti indipendenti, il più sicuro ed il più affidabile al mondo, perché per ogni passaggio, per ogni momento dell'esercizio del voto, prevede un doppio controllo incrociato e appunto una base dati che si forma su base digitale. E il meccanismo è il seguente: l'elettore si presenta al seggio elettorale, non riceve un foglio di carta e una matita come da noi, ma dopo l'identificazione si reca nella cabina elettorale, per intenderci, e la cosiddetta scheda elettorale in realtà è un visore su una macchina digitale, cioè è lo schermo di una macchina digitale. L'elettore effettua la sua scelta, quindi esercita il suo diritto di voto votando come? Digitando col dito la lista che intende votare. L'opzione conferma gli consente di confermare il voto effettuato ed in questo momento il voto viene espresso. Nel momento in cui il voto è così espresso e confermato, la macchina elettorale rilascia il cosiddetto comprovante, cioè un tagliando che ovviamente in virtù della segretezza del voto riporta solo la casellina, con la lista elettorale votata e la X, che indica appunto l'espressione di voto dell'elettore. L'elettore, uscendo dalla cabina elettorale, deposita questo comprovante all'interno di una urna. Il tutto ovviamente nella massima segretezza, l'urna è completamente sigillata ed anche i cavi e la rete internet separata che consentono una trasmissione dei dati registrati in assoluta segretezza dalla macchina sono ovviamente sigillati. E la rete stessa è una rete separata rispetto alla rete internet dell'ambiente circostante. L'identificazione dell'elettore quando si presenta a seggio, per verificare appunto che sia cittadino venezuelano e quindi abbia diritto di esercitare il voto, non avviene in maniera cartacea, tra virgolette, come da noi quando ci presentiamo ai seggi elettorali, ma avviene in maniera digitale. Il riconoscimento viene effettuato con impronta digitale scannerizzata e tutti gli elettori hanno una carta d'identità, una tessera d'identità digitale, biometrica. Quindi anche in questo caso un controllo digitale incrociato. L'intero sistema elettorale, l'intero processo elettorale è poi sottoposto a 16, ripeto, 16 auditorie, cioè 16 procedure di controllo prima, durante e dopo la giornata del voto, che si sviluppano peraltro sulla base di un cronogramma elettorale che viene predisposto dal Consiglio Nazionale Elettorale che, come dicevamo prima,
è l'ente reggente, cioè la massima istituzione che sovrintende a tutti i processi elettorali che si svolgono nella Repubblica Bolivariana. Bene, mi sembra che sia una spiegazione abbastanza chiara. Un altro tema che è stato sollevato a livello giornalistico e anche ovviamente a livello politico è stato quello della eleggibilità dei candidati. Cioè, ovvero sia, qualcuno ha detto ci sono stati dei candidati che non sono stati ammessi al voto per supponendo un qualche processo di discriminazione. Ora, tu lo hai accennato anche prima, però io vorrei ribadire questa cosa. Quali sono i criteri per i quali non ci si può presentare alle elezioni? E eventualmente, se tu noti una qualche differenza importante con quelli che sono in uso in Italia o in Europa, ecco, se puoi un attimino chiarire questo punto. Grazie. Ma anche qui il riferimento è sempre alla Costituzione e alla legge, cioè non vi sono, come dire, procedimenti autoritari o arbitrari che avvengono per il dispotismo arbitrario di qualcuno. Ci sono procedure che si svolgono in forza a quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge, quindi vi sono casi di inabilitazione. Ma anche in Italia abbiamo casi di inabilitazione che fanno riferimento alle leggi, ai processi, alle sentenze passate in giudicato e quant'altro. Qui forse preliminarmente potremmo smentire una fake news che ciclicamente ritorna nei cosiddetti organi di informazione mainstream, e cioè che vi sarebbero prigionieri politici in Venezuela. Allora, non vi sono prigionieri politici in Venezuela. Vi sono ovviamente, come in tutti i paesi del mondo, prigionieri. Nel caso del Venezuela si tratta, in caso di persone che hanno subito provvedimenti di restrizione della libertà personale, di persone che si sono macchiati di reati gravi. Per quello che riguarda però candidati o potenziali candidati, non stiamo parlando di reati politici, stiamo parlando di reati comuni. E questo è il caso che riguarda anche alcuni candidati, in particolare la candidata non candidata, cioè la vera candidata, diciamo, di queste ultime elezioni presidenziali, che poi in effetti ha svolto il ruolo di capo campagna del candidato arrivato secondo alle elezioni presidenziali. Ma su questo dirò una cosa rapidamente dopo. La cosa importante è acclarare anche in questo caso il quadro di diritto, la completezza del quadro di diritto che sovrintende anche ai processi di presentazione delle liste e di presentazione delle candidature. Prima abbiamo ricordato l'articolo 65 della Costituzione, della legge suprema nella Repubblica Bolivariana del Venezuela: non può essere scelto per nessun incarico derivante da elezione popolare colui il quale sia stato condannato per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche e coloro i quali danneggino il patrimonio sulla base di quanto previsto dalla legge, la cosa che abbiamo detto prima. Anche la legge ordinaria in maniera puntuale disciplina però, in coerenza con quanto previsto ed in attuazione con quanto previsto dalla Costituzione, questa fattispecie. La legge organica dei processi elettorali, la legge del 2009 che abbiamo peraltro anche citato prima, definisce per esempio la casistica generale di inabilitazione. In base all'articolo 20 della legge è scritto: possono iscriversi nel registro elettorale tutti gli uomini e le donne venezuelane di età superiore ai 18 anni, non soggetti a sentenza definitiva passata in giudicato o interdizione civile o condanna penale che comporti l'interdizione politica. L'articolo poi continua indicando una serie di fattispecie, ulteriori elementi di dettaglio. Chi è la capocampagna del candidato giunto secondo nelle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso e perché costei è effettivamente inabilitata? Stiamo parlando di Maria Corina Machado, questa leader, diciamo, della destra, di una frangia peraltro radicale, oltranzista, estremista della destra venezuelana. Ora,
nel caso di inabilitazione che riguarda Maria Corina Machado, bisogna ricordare il fatto, diciamo, senza andare per architetture di fantasia. Maria Corina Machado, il 21 marzo del 2014, da parlamentare venezuelana, cioè nel momento in cui era deputata all'Assemblea nazionale, cioè al Parlamento venezuelano, ha accettato l'incarico di rappresentante supplente di Panama, cioè di un altro stato, presso l'Organizzazione degli Stati Americani, giungendo a richiedere in quel contesto un intervento straniero contro il Venezuela, cioè contro il paese di cui lei non solo era ed è cittadina, ma in quel momento era deputata parlamentare. Motivo per il quale naturalmente è decaduta dalla carica di parlamentare, ai sensi, peraltro, basta andarvi a leggere e sono chiarissimi, ai sensi degli articoli 149 e 191 della Costituzione bolivariana. Dunque, stiamo parlando di un deputato, in questo caso di una deputata, che chiede l'intervento straniero contro il proprio paese, che viceversa dovrebbe rappresentare in quella veste istituzionale, come ad esempio recita la nostra Costituzione repubblicana, con disciplina e onore. E questo è il motivo dell'inabilitazione di Maria Corina Machado, infatti, il motivo per il quale non si può presentare come candidata presidenziale, è stata la capo della campagna elettorale del candidato giunto secondo alle elezioni presidenziali. Questo, diciamo, per ricostruire un attimo i fatti e smentire una delle tante fake che girano e che vengono continuamente alimentate e che servono a loro volta ad alimentare una campagna di denigrazione e di delegittimazione del quadro costituzionale del sistema di diritto, che peraltro è articolato e completo, come abbiamo sinora avuto modo di spiegare, della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Abbiamo perso Lorenzo, forse doveva parlare lui. Ci Lorenzo, sono, vai, vai. mi sento, solo che vedo la telecamera un po'. Ok, allora la spengo che è meglio. No, allora, proprio a tal proposito, Gianmarco, interessante è trattare della questione riguardante l'indipendenza dei poteri in Venezuela, ovvero del perché, in che cosa consistono, come si suddividono e del perché sono indipendenti. Più di una volta in questo periodo, diciamo, dalle elezioni del 28 luglio in poi, abbiamo sentito sia sui media che si dichiarano, tra virgolette, indipendenti, ma fanno riferimento a quella che è l'opposizione venezuelana, piuttosto che alcuni siti americani e piuttosto i nostri media mainstream occidentali, mettere in discussione, diciamo, questa indipendenza dei poteri in Venezuela, appunto parlando spesso e volentieri di dittatura e di regime. Cosa possiamo dire a riguardo? Cioè, il Venezuela oggi si può definire regime, si può definire sistema in cui manca l'indipendenza dei poteri o vi è effettivamente un bilanciamento? E se sì, come funziona? Allora, anche in questo caso ci sono in effetti due domande nella tua domanda. La prima merita, secondo me, una risposta, un'interlocuzione tra di noi, e cioè se stiamo parlando di una dittatura, di un regime o di una soluzione autoritaria. Forse basterebbe ricordare che dal 1999 ad oggi si sono svolte 31 elezioni nella Repubblica Bolivariana del Venezuela e peraltro in due circostanze la maggioranza chavista le ha anche perse. Quindi, diciamo, la prima osservazione è che bisognerebbe sfidare questi protagonisti del mainstream a trovare un regime in cui il governo è in grado anche di perdere le elezioni, che lui stesso
diciamo, propone, che vanno a scadenza naturale, cioè un regime, diciamo, in cui ci si confronta nelle urne, ci sono dei processi elettorali e in cui il governo perde, la maggioranza perde e diventa minoranza, diciamo, è un regime molto singolare, molto sui generis. Ma si potrebbe fare anche un altro riferimento: tra queste 31 elezioni che si sono svolte dal 1999 ad oggi, vi sono ovviamente tutte le elezioni presidenziali, anche queste ultime elezioni presidenziali del 28 luglio scorso, in cui si presentavano, per intenderci, 10 candidati presidenziali, tra cui quello che è risultato eletto e vincitore, cioè Nicolás Maduro, ma poi oltre Nicolás Maduro altri 9 candidati delle varie opposizioni, moderate, di centro, liberali, di destra e quant'altro. Maduro stesso era a capo di una coalizione composta di 11 partiti, in totale si presentavano 37 liste elettorali a sostegno di questo o di quel candidato. Quindi anche qua la seconda osservazione da riscontrare presso questi protagonisti del mainstreaming è sfidarli a trovare quel regime in cui, diciamo, ci sono 10 candidati, si presentano alle urne e competono liberamente 10 candidati presidenziali. Sulla scheda digitale, peraltro, trovi 37 liste elettorali e tutte queste liste elettorali sono liberamente in condizione di effettuare una campagna elettorale. Io, come tutti gli altri osservatori internazionali presenti in Venezuela, ho potuto seguire non solo la giornata del voto, ma anche le giornate successive e le giornate precedenti. Anche quelle della campagna elettorale fino al 25 luglio, che è stata la giornata di chiusura della campagna elettorale, e quindi il silenzio elettorale del 26 luglio e del 27 luglio, ho potuto riscontrare non solo il rispetto del silenzio elettorale, ma anche la varietà della propaganda politica, i manifesti elettorali dei vari candidati che si presentavano alle elezioni presidenziali e delle diverse liste che si presentavano. Quindi anche qui un regime in cui però maggioranza ed opposizione, sinistra, centro e destra, hanno piena libertà di fare campagna elettorale e propaganda elettorale. Anche in questo caso un regime molto singolare e del tutto sui generis. Per quello che riguarda il secondo aspetto, cioè l'inquadramento di diritto, l'inquadramento costituzionale complessivo, la differenza è questa. Noi siamo abituati nelle democrazie occidentali a sistemi istituzionali basati sulla divisione in 3 poteri: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, che derivano ovviamente da una nozione classica che deriva dal pensiero di Montesquieu, dalla Rivoluzione francese, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Nella Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela vengono aggiunti altri 2 poteri, il potere civico e il potere elettorale. Il potere civico, riprendendo la decisione di Simón Bolívar di includere anche un potere di carattere civico, di cittadinanza, nel progetto della Costituzione di Bolivia, sulla base di quanto da lui stesso enunciato nello storico discorso di Angostura del 1819. E poi, oltre questo, un potere elettorale proprio per garantire l'indipendenza di tutte e di tutte le fasi che riguardano in qualche modo lo svolgimento dei processi elettorali nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. In virtù di questa ispirazione bolivariana, il sistema venezuelano contempla appunto 5 poteri: i 3 cui siamo abituati, esecutivo, legislativo e giudiziario, e questi altri 2. Il potere civico e il potere elettorale. Il potere civico riguarda, per esempio, la Defensoria del Pueblo, le istanze di attenzione civica, la difesa dei diritti di cittadinanza, eccetera. Il potere elettorale riguarda appunto la disciplina di tutta la materia elettorale, di tutti i processi elettorali a tutti i livelli. Esattamente come i 3 nei sistemi di tradizione europea, anche questi 5 sono indipendenti, autonomi e separati. Cioè sono di rango costituzionale, sono scritti nella Costituzione, è la Costituzione che ne disciplina il funzionamento, sono le specifiche leggi organiche che ne specificano in dettaglio l'organizzazione e l'articolazione. La Costituzione stessa prevede che siano completamente indipendenti e autonomi gli uni dagli altri ed hanno una loro articolazione istituzionale interna, per esempio il potere elettorale ha il Consiglio Nazionale Elettorale e poi una serie di organi adesso subordinati, così come abbiamo detto prima, e questo è previsto
nella Costituzione, cioè sono poteri indipendenti, distinti, e nel loro insieme formano l'architettura istituzionale complessiva prevista dalla Costituzione che caratterizza la Repubblica Bolivariana del Venezuela. È un modo anche per attualizzare i sistemi di garanzia democratica, i diritti fondamentali, i diritti di cittadinanza. Quindi, quando diciamo, no, quando abbiamo sentito dire, oppure quando abbiamo letto su certi organi di informazione, Maduro si proclama vincitore, Maduro annuncia i risultati elettorali, Maduro dichiara, Maduro proclama, Maduro non ha dichiarato e proclamato un bel niente. E per quello che riguarda questa vicenda elettorale, le elezioni presidenziali del 28 luglio, è il Consiglio Nazionale Elettorale, organo supremo del potere elettorale, ad aver emesso i due bollettini elettorali, ad aver proclamato l'eletto, ad aver convocato le conferenze stampa di aggiornamento e di chiarificazione su tutto quello che riguardava la materia elettorale, proprio perché la materia elettorale è compito, rientra nell'ambito di prerogativa del potere elettorale. E l'organo che sovrintende a questo processo non è né Maduro né chi per lui, ma è il Consiglio Nazionale Elettorale. Questo per ristabilire, diciamo, l'ordine delle cose, i fatti così come previsti in punto di diritto e così come si sono poi effettivamente concretizzati nello svolgimento della campagna elettorale e della giornata elettorale del 28 luglio. Ecco, mi sembra chiarissimo Gianmarco, grazie mille. Io appunto a questo punto della scaletta volevo provare a dare un po' di notizie, no? Allora, la prima, no, ora facciamo un po' un ping pong fra me e te. Allora, la prima notizia che mi sembra, io sto appunto, premetto, sto monitorando la situazione da appunto dalla fine di luglio. E mi sono imbattuto in tutta una serie di notizie assolutamente surrealiste e anche mi sono imbattuto molto in nelle non notizie, cioè come dire. Allora, per esempio, una notizia che vorrei confermata da te e chiarita è: allora, a un certo punto di questa discussione elettorale, gli hacker, i dati incompleti e tutto quanto, Maduro, se ho capito bene, ha fatto una specie di autodenuncia e ha messo in mano la questione elettorale al Tribunale Supremo. Ecco, l'ha fatta proprio per dire, ok, se ci sono dei dubbi sulla validità di queste elezioni, io mi rivolgo alla massima autorità giudiziaria del paese, che è il Tribunale Supremo, che è una specie di Corte Costituzionale, se ho capito bene, o di Corte Suprema come gli americani, e rimetto a loro il riconteggio dei voti. Ecco, puoi spiegare un attimo questa cosa che mi sembra molto importante e che non è passata assolutamente sui giornali, a mio avviso? Grazie Olivier per la domanda. Questa cosa, questo evento, questa notizia molto importante è stata letteralmente taciuta dal mainstream occidentale perché qui casca l'asino, nel senso che è esattamente quella notizia che smentirebbe subito tutto questo castello di menzogne e di bugie che è stato costruito sul processo elettorale in Venezuela, non in tutto il mondo. Nel giornalismo occidentale mainstream, questo giusto per intenderci. Allora, dopo la promulgazione del bollettino elettorale, per acclarare in maniera chiara, completa e definitiva, non solo sul piano politico ed elettorale, ma anche perfino, oserei aggiungere io, sul piano formale e giudiziario, la perfetta regolarità e trasparenza della giornata elettorale e dell'esito elettorale del 28 luglio, Maduro ha fatto ricorso all'articolo 297 della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela. L'abbiamo già citato prima, forse è il caso di rileggerlo. L'articolo 297 della Costituzione dice esplicitamente, prevede esplicitamente questa fattispecie, e cioè che la giurisdizione del contenzioso elettorale viene esercitata dalla sala elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia che,
come dice poi la Costituzione nelle sezioni dedicate, è la massima autorità giudiziaria del paese. Non so come dire, tu hai detto la Corte Suprema, e penso che questa analogia possa essere pertinente. E allora Maduro che cosa ha fatto? Appellandosi all'articolo 297, ha deciso di attivare l'articolo 297 presentando ricorso. Quello che lui ha presentato è il ricorso di amparo. Il ricorso di amparo è un istituto giuridico presente in Venezuela come in altri paesi dell'America Latina, come in altri sistemi dell'America Latina e di derivazione spagnola, per intenderci. Ed è un ricorso che viene fatto a difesa dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. In questo caso il diritto all'integrità del voto e il diritto all'elettorato attivo e passivo, che ovviamente sono diritti fondamentali e quindi a maggior ragione previsti nella Costituzione bolivariana, come del resto in tutte le Costituzioni democratiche, salvo Sandir. È un ricorso a difesa di diritti costituzionalmente previsti. Potremmo tradurlo in italiano, anche se non è esattamente questa la fattispecie giuridica, ma insomma, per intenderci, per l'ascoltatore italiano, una sorta di ricorso in autotutela. In questa sorta di ricorso in autotutela, Maduro ha avanzato ricorso presso la sala elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia, la quale ha ritenuto in autonomia che il ricorso fosse ammissibile e una volta dichiarato ammissibile questo ricorso, ha dato inizio, ha istruito questo procedimento giudiziario che peraltro è tuttora in corso. Maduro, presentando questo ricorso, cosa chiede? Chiede una verifica anche perfino sul piano giudiziario dell'integrità del voto e quindi per verificare l'integrità del voto e la perfetta regolarità del risultato elettorale, la Corte deve audire tutti i candidati, audire tutti i rappresentanti di tutte le liste elettorali e raccogliere tutta la documentazione utile pertinente. Gli atti elettorali, i registri elettorali, i verbali elettorali, e per fare questo avvia sia le audizioni sia un'indagine. Ha quindi convocato tutti i 10 candidati presidenziali. L'unico candidato presidenziale che non si è presentato di fronte alla Corte è il candidato della destra, Edmundo González, il cui capo campagna è Maria Corina Machado. Quindi si è anche posto soggettivamente in condizione, tra virgolette, di oltraggio alla Corte, perché ad un ordine spiccato dalla Suprema Magistratura del Paese per un procedimento giudiziario in corso, non ha risposto, non si è presentato. Tutte le liste elettorali si sono presentate, le liste della destra che fa riferimento a Maria Corina Machado si sono presentate dicendo di non avere verbali da consegnare. Ed anche questo è un dato abbastanza significativo sul quale poi aggiungerò un ulteriore elemento di informazione tra pochi minuti. Ascoltando i 9 candidati presidenziali che si sono presentati, raccogliendo le testimonianze dei rappresentanti di tutti i partiti, di tutte le liste e raccogliendo tutta la documentazione elettorale, la sala elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia è in questo momento non solo in condizione di avere tutta la documentazione completa, il 100% della documentazione elettorale disponibile, ma anche in condizione di effettuare un riscontro, riscontri incrociati, la verifica di tutto il volume di dati trasmessi dalle macchine elettorali al Consiglio Nazionale Elettorale, la verifica di tutti i comprovanti, insomma. Nei tempi stabiliti dal processo ed ad esito di questo processo sarà in condizione di acclarare in maniera definitiva e perfetta, con sentenza definitiva passata in giudicato e non appellabile, il risultato elettorale, mettendo anche sul piano giudiziario una parola definitiva di chiarezza sulla vicenda. La destra, e questa è la seconda osservazione che volevo fare, la destra a un certo punto ha detto che in base ai dati in proprio possesso, cioè non i dati istituzionali, ma i dati propri che aveva in qualche modo, perché aveva i rappresentanti di lista presenti su alcuni seggi, sulla base di questi dati propri, non istituzionali e non certificati, a un certo punto la destra ha dichiarato di aver vinto le elezioni con il 70% dei voti. Questa è una delle più clamorose fake news che poi il mainstream occidentale ha ribadito ed amplificato
in una maniera tale per cui se si va a fare una banale ricerca su Google, si vede che appunto questa fake news è il titolo di apertura di tutte le entrate di Google su una ricerca che riguardi l'esito delle elezioni presidenziali del 28 luglio. Due problemi, due piccoli problemi che forse è tuttavia il caso di segnalare. La destra, da Chavez in avanti, non ha mai avuto un consenso di questo tipo in Venezuela, mentre il chavismo ha sempre avuto un forte radicamento popolare e un forte consenso di massa. Peraltro, anche nelle due elezioni famose a cui si faceva riferimento prima, perse dal chavismo, in occasione del referendum di revisione costituzionale del 2007, il chavismo perse 49 contro 51. E in occasione delle elezioni parlamentari del 2015 perse 41 contro 56. Il restante 3% era riservato alla rappresentanza indigena, anche questa prevista dalla Costituzione bolivariana. Questo 70% è davvero un numero, un ballon d'essai, un numero lanciato in aria, sparato in aria così. Un consenso millantato del 70% basato, dice la destra, sui dati in proprio possesso. Al riscontro effettuato è risultato che la destra dispone solo di 9.400 sui 30.025 verbali che compongono il complesso della documentazione elettorale. Cioè, nel migliore dei casi, la destra possiede dati che riguardano il 31% dei seggi, il 31% dei voti espressi. Peraltro è stato verificato, è stato acclarato proprio in questi giorni, man mano che appunto le verifiche vanno avanti, che la gran parte dei verbali che il sito di Maria Corina Machado, un sito privato, ha pubblicato, sono dati e sono verbali falsi, invalidi o nulli. Perché se si va a vedere, ad esempio, non contengono i dati dei membri del seggio elettorale, i dati degli osservatori e dei testimoni elettorali, non contengono i dati identificativi delle macchine elettorali, della macchina elettorale del seggio corrispondente, alcune firme sono molto dubbie, altre sono mancanti, non mancano le firme che invece vi dovrebbero essere, vi è un certo volume di irregolarità che riguardano questi dati presunti. È opportuno segnalare che la pubblicazione stessa di verbali non verificati e non certificati su un sito internet privato costituisce nella Repubblica Bolivariana del Venezuela peraltro un reato, perché l'abbiamo già detto, ma è bene ribadirlo, il Consiglio Nazionale Elettorale è anche l'unico organo che può emettere risultati elettorali, bollettini elettorali, può comunicare i risultati elettorali. Nel suo primo bollettino l'ha fatto sull'80% dei voti, nel secondo bollettino l'ha fatto sul 97% dei voti, il bollettino finale ovviamente sarà sul 100% dei voti e queste verifiche giudiziarie serviranno anche a questo. Quindi voglio dire, anche qua, un castello di fake news è che però al riscontro dei fatti, al riscontro delle verifiche, si sciolgono, come dire, come neve al sole. È bene fare questa chiarezza perché purtroppo di tutto questo nel mainstream occidentale letteralmente non c'è traccia. Chiarissimo. Allora, no, a me veniva in mente sempre a proposito di notizie false o diciamo tendenziose, come si diceva una volta. Intanto tu hai fatto parte di questo gruppo di osservatori. Allora, una domanda che non ti abbiamo fatto e che invece secondo me è opportuno fare è, da una parte, anche io ti faccio due domande. Una, come era composto e come ha agito questo gruppo di osservatori internazionali? Se c'era solo il tuo, se ce n'erano vari, insomma, com'è andata la faccenda? E poi una bellissima notizia semifalsa che è uscita, mi sembra 2 o 3 giorni fa, che era questa degli osservatori ONU. Intanto, chi erano questi osservatori ONU? Quanti erano? E poi, vabbè, io non ho capito bene perché ora non l'ho guardato stasera, ma ancora sul sito dell'ONU non c'è nessuna traccia di questa informativa che sarebbe stata pubblicata e che tra l'altro è stata, secondo il mainstream, cioè l'ANSA per essere precisi, è
È stata anche commentata dal ministro degli esteri di Maduro, che però su Twitter non c'è nessuna traccia, né sul suo sito, diciamo, istituzionale, né sul suo profilo Twitter c'è nessuna traccia di questa risposta che avrebbe dato agli osservatori ONU. Però ecco, la prima domanda è fondamentalmente come è andata questa, come si è composto e che tipo di osservazione c'è stata degli osservatori internazionali, e poi in secondo piano, se ci dici qualcosa anche su questa cosa dell'ONU, che è abbastanza comica, direi. Non so se è comica o scandalosa, però è la seconda domanda e quindi sarà la seconda risposta. Allora, io procedo un po' per ordine seguendo, Olivier, la tua traccia. Allora, intanto, per completezza di informazione, abbiamo parlato dei due bollettini elettorali del Consiglio Nazionale Elettorale. La notte del 28 luglio, alle prime stelle del 29 luglio, diciamo così, il Consiglio Nazionale Elettorale fornisce il primo bollettino elettorale con i dati ufficiali. Lo può emettere solo quando la tendenza elettorale è solida, acclarata e non reversibile. E questo si verifica ad una percentuale di voti verificati, ad uno spoglio, una percentuale di voti effettivamente riscontrati, tale per cui il risultato non può più modificarsi, la tendenza è oggettivamente irreversibile. Il primo bollettino ha una base dell'80% dei voti trasmessi con il sistema digitale che abbiamo detto prima al Consiglio Nazionale Elettorale. Quindi con l'80% dei voti trasmessi e a tale percentuale di voti un trend non più reversibile, Maduro è dichiarato eletto Presidente della Repubblica con un totale di 5.150.000 voti pari al 51,2%. Ed una partecipazione del 60%. Nella giornata del 2 agosto, la totalizzazione dei voti va avanti, la base di voti ovviamente cresce, il Consiglio Nazionale Elettorale promulga il secondo bollettino elettorale sulla base del 96,87% dei voti registrati. La partecipazione al voto, cioè l'affluenza elettorale, si conferma quella, il 59,97% per l'esattezza, e il trend rimane quello. Maduro ottiene 6.400.000 voti, pari appunto al 52%, esattamente il 51,95%. Il candidato della destra, Edmundo González, il cui capo campagna è Maria Corina Machado, 5.300.000 voti pari al 43,18%. Quindi anche qua la tendenza è stabile e quindi diciamo sono numeri veri, solidi, non reversibili. Noi abbiamo potuto partecipare, noi abbiamo potuto osservare e testimoniare l'andamento di tutte le giornate, del prima, del durante e del dopo il voto. Io, diciamo così, ho avuto la possibilità di essere lì a partire sostanzialmente dal 21, 22 di luglio, quindi ho visto le ultime giornate della campagna elettorale, la chiusura della campagna elettorale del 25 di luglio e il successivo silenzio elettorale, la giornata elettorale del 28 luglio e anche gli eventi successivi sino alla mia partenza il 3-4 di agosto. Quindi ho potuto vedere anche poi la violenza che è stata scatenata, il tentativo di colpo di Stato, su cui forse avremo modo dopo di soffermarci, che la destra, che non ha riconosciuto il risultato elettorale, ha inteso, ha provato a concretizzare, a mettere in campo. Io ho fatto parte di una delegazione internazionale composta da 635 osservatori elettorali provenienti da 107 paesi del mondo. A questi si sono aggiunti poi una serie di altri testimoni, attivisti, osservatori che sono venuti come partecipanti esterni anche a titolo personale. In totale si è contata una presenza complessiva di circa 950 soggetti che a vario titolo hanno avuto modo di osservare, di vedere
quello che succedeva, provenienti appunto da 107 paesi del mondo, provenienti praticamente da tutti i continenti, vi erano anche osservatori internazionali indipendenti che venivano dagli Stati Uniti, dal Canada, ovviamente dai paesi europei, ovviamente da tutti i continenti, da 107 paesi del mondo, vuol dire che il mondo intero era presente a osservare ciò che accadeva nelle giornate elettorali in Venezuela. Io personalmente ho potuto compiere un'osservazione elettorale su diversi seggi a Caracas e in un centro, La Vega, nella città metropolitana di Caracas, e ho potuto, come tutti quanti gli altri, osservare nel rispetto delle operazioni di voto, senza alcuna interferenza con le operazioni di voto, ovviamente l'andamento della giornata ai seggi, e quindi riscontrare un clima di civismo, di partecipazione, un'affluenza regolare e ordinata, nessun evento particolare, diciamo così, da segnalare. Che tutto si sia svolto in maniera regolare e che il processo avesse carattere di trasparenza, regolarità, legittimità è stato acclarato subito, tant'è vero che tutti i 635 osservatori, nessuno escluso, hanno prodotto un comunicato finale, sottoscritto anche da me, sottoscritto da tutti e 635, nessuno escluso, in cui si confermava regolarità e trasparenza delle elezioni del 28 giugno. Peraltro, a questo, dopo alcuni giorni, ha fatto seguito un altro comunicato, anche questo particolarmente interessante, un comunicato sul rispetto dei risultati elettorali e la preservazione della pace nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto all'unanimità, anche in questo caso nessuno escluso, da ben 924 organizzazioni e difensori dei diritti umani, che nel comunicato confermano regolarità e trasparenza nello svolgimento della giornata elettorale e delle operazioni di voto del 28 luglio e chiedono anche il rispetto dei risultati elettorali e di non interferire nel processo interno, di rispettare appunto la sovranità e l'ordinario svolgimento del processo elettorale nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. Tra i primi firmatari di questo comunicato importante, ad esempio, la Rete Venezuelana per i Diritti Umani, l'Associazione Venezuelana dei Giuristi, Fundalatin, che è la Fondazione Latinoamericana per i Diritti Umani e lo Sviluppo Sociale, quindi organizzazioni non solo venezuelane, soprattutto latinoamericane, ma non solo, e comunque per nulla, diciamo, espressione del governo Maduro, di qualche autorità riconducibile al governo. Quindi questo è un po' il quadro della osservazione. Per quello che riguarda invece il secondo aspetto e il secondo riferimento nella tua domanda, quello che tu hai definito un gruppo di osservatori delle Nazioni Unite era tecnicamente un gruppo tecnico di esperti elettorali delle Nazioni Unite di nomina governativa. Cioè, hanno seguito ed hanno potuto effettuare un'osservazione, soprattutto di carattere tecnico. Io però non li ho incontrati e non posso dire che tipo di osservazioni, testimonianze, registrazioni hanno potuto, diciamo così, effettuare, quindi non sono in condizione di sindacare sul loro operato per quello che riguarda il carattere dell'osservazione che hanno compiuto. Quello che so per certo, perché appunto è una notizia che è circolata, non in Occidente, e che è un gruppo di esperti di natura tecnica di processi elettorali, sì, inquadrato in una cornice ONU, ma di nomina governativa, cioè quattro esperti nominati dai governi dei rispettivi paesi. Quindi sono quattro tecnici designati dai governi di Canada, Spagna, Turchia e Svizzera. Quindi, diciamo, quattro tecnici. Uno designato dal governo canadese, uno designato dal governo spagnolo, uno designato dal governo turco, uno designato dal governo svizzero. Canada, Spagna, Turchia, Svizzera, 3 su 4 di questi paesi sono addirittura paesi membri della NATO. Così, giusto per completezza di informazione. Hanno deciso di pubblicare un resoconto che è un testo preliminare di osservazione, cioè sostanzialmente una bozza preliminare. E questa è una cosa singolare,
nel metodo sia nel merito. Cioè, questo testo preliminare, in quanto bozza, sia in base agli accordi e alle modalità di svolgimento del processo elettorale, così come definite dal Consiglio Nazionale Elettorale, ma anche in base alla prassi, come normalmente usa fare in queste circostanze, non sarebbe dovuto essere pubblicato, proprio in quanto rapporto preliminare, cioè bozza, ma sarebbe dovuto essere consegnato solo al Consiglio Nazionale Elettorale e alla persona di Antonio Guterres in quanto segretario generale delle Nazioni Unite, essendo quel panel di esperti iscritto in qualche modo in una cornice ONU. E invece decidono di pubblicarlo e di dargli anche risonanza mediatica attraverso le reti sociali. Quindi una cosa veramente inusuale e singolare, di fatto a tutti gli effetti una violazione. Diciamo, se sono tecnici, davvero è un modo tecnicamente molto singolare di comportarsi. Gianmarco, tu hai parlato giustamente di sovranità. Sovranità che col Venezuela noi sappiamo che più di una volta in questi ultimi 20 anni o 25 anni ci sono state casi di ingerenze, tra cui appunto l'ultimo tentativo, ecco, di golpe o comunque di messa, diciamo, a ferro e fuoco del Venezuela post elezioni. Ingerenze che hanno minato l'autodeterminazione di un popolo e anche la sovranità di un popolo. Ce ne vuoi parlare riguardante proprio questo caso delle ultime elezioni in Venezuela? Parliamone insieme, sì, perché Lorenzo, la domanda consente anche, diciamo, se possibile, di smentire un'altra grande fake news circolata, su cui pure si è imbastita una comunicazione incredibile, incredibile davvero. E cioè la fake news in base alla quale le manifestazioni della destra sarebbero pacifiche e sarebbero soffocate dal cosiddetto regime di Maduro. Io ero a Caracas e ho potuto testimoniare personalmente, come poi avrò rapidamente modo di dire, la destra, questa destra eversiva, che non ha sottoscritto tra l'altro gli accordi preliminari che riconoscevano nel Consiglio Nazionale Elettorale l'organo supremo per dirimere tutta la vicenda elettorale e sovrintendere all'intero processo elettorale. È la stessa destra eversiva che poi si è rifiutata di riconoscere il bollettino elettorale del CNE e quindi il risultato elettorale e la vittoria di Maduro del 28 luglio. Non solo si è rifiutata di riconoscere il risultato, ma la notte del 29 luglio e in particolare i giorni e le notti, soprattutto tra il 29 ed il 31 luglio, ha letteralmente provato a mettere a ferro e fuoco il Venezuela, esercitando un vero e proprio tentativo di colpo di Stato attraverso una violenza di strada criminale e diffusa, sobillando e pagando, è uscita anche la notizia, $150 al giorno, non poco, sobillando e pagando criminali e teppisti per distruggere, devastare, offendere, insultare, aggredire, esercitare violenza e in alcuni casi uccidere, come poi diremo tra poco, seminare cioè violenza e panico tra la popolazione per creare caos e generare destabilizzazione, per creare quindi i presupposti di un rovesciamento violento. La destra eversiva è dietro, questa non tutta la destra venezuelana, questa destra eversiva è dietro queste violenze e questo tentativo di colpo di Stato. Tant'è vero che la stessa Maria Corina Machado a un certo punto, prima delle elezioni, aveva detto che Maduro sarebbe stato scalzato solo con la forza e quindi ha lanciato segnali che in qualche modo hanno aperto poi la strada a queste violenze che appunto dovevano creare caos e alimentare destabilizzazione. Quindi un tentativo di colpo di Stato. Queste violenze sono state incredibili, devastanti, distruttive. Intanto il bilancio ufficiale
di queste violenze eversive, di queste violenze di strada che sono state poi un po' un misto, no? Tra le vecchie guarimbas e tentativi di rivoluzione colorata per scalzare governi legittimi, una strategia, diciamo, orchestrata dall'imperialismo che abbiamo già avuto modo di riscontrare in altri contesti, non è certo una novità. Il bilancio ufficiale di queste violenze della destra eversiva è clamoroso. 25 morti, intanto, di cui 7 a Caracas. E in particolare, ed è il caso di fare memoria dei nomi e quindi di dire i nomi, due dirigenti chaviste uccise, Cirila Gil e Mayauri Coromoto Silva, a cui si aggiungono centinaia di altri leader sociali, politici, di comunità aggrediti e che hanno subito gravi ferite e gravi violenze nel corso di queste violenze diffuse. 192 feriti in modo grave, di cui 97 appartenenti alle forze di sicurezza, e centinaia di feriti in modo meno grave. E poi queste violenze hanno attaccato le infrastrutture, le strutture pubbliche, causando danni particolarmente considerevoli a 12 università, 7 asili, 21 scuole elementari, 34 scuole superiori, 3 ospedali, 30 ambulatori, una farmacia, 6 sedi dei comitati locali di approvvigionamento e produzione, e sono state poi attaccate 10 sedi del Partito Socialista Unito del Venezuela e 10 uffici, ovviamente, si capisce il perché, del Consiglio Nazionale elettorale. Sono stati distrutti o dati alle fiamme, ci sono le fotografie, 38 autobus, sono state colpite seriamente danneggiate 11 stazioni della metropolitana di Caracas, ed anche di questo sono testimone perché appena mi è stato possibile uscire, superata la fase più dura e più drammatica di queste diffuse violenze di strada, ho preso la metropolitana che ovviamente subiva pesanti rallentamenti e tuttavia era in funzione, grazie ovviamente allo sforzo, al lavoro dei lavoratori, degli operai, dei tecnici e degli ingegneri. Sarebbero queste le manifestazioni pacifiche della destra repressa dal brutale regime di Maduro? Quello che veramente viene raccontato nel mainstreaming occidentale è letteralmente una realtà capovolta, un mondo alla rovescia. Ed anche questi sono elementi di informazione e di conoscenza che è bene, secondo me, condividere, di cui farete tesoro. Bene, io credo che siamo giunti alla fine. Spero che siamo riusciti, come dovrebbe fare un'agenzia stampa per la pace e la non violenza, come presenza, a dare un quadro della situazione, a dare informazioni, a dare elementi di giudizio. Sicuramente c'è poi il giudizio politico, che però non era tema di oggi. Il tema di oggi era appunto quello su cui ci eravamo trovati d'accordo con la redazione e con Gianmarco, era proprio quello di dire abbiamo bisogno di un'informazione il più possibile descrittiva. Sappiamo che l'informazione non è mai totalmente obiettiva, perlomeno descrittiva, che ci consenta di avere un quadro di una situazione. E delle chiavi di comprensione, perché se no possiamo dire in qualunque momento qualunque cosa di qualunque persona. E questo finisce nel complottismo, finisce nel pressappochismo, finisce nel qualunquismo. Noi sappiamo benissimo che il qualunquismo si è sempre appoggiato sulle falsità, sulla menzogna, sulla calunnia. Per cui speriamo di aver fatto un servizio sufficiente per il giornalismo. Ringraziamo Gianmarco, ringraziamo Lorenzo per la presenza, per le domande e vi salutiamo al prossimo webinar di presenza. Agenzia Stampa per la pace e la non violenza. Ciao. Grazie, Ciao, grazie grazie. a tutti. Grazie a tutti, è stata una bellissima serata di scambio e di dibattito. Grazie ancora.